Amici tra i bimeteo, interessante la situazione meteorologica sull'Italia con quest'area di alta pressione che continua a rimanere ben salda sul centro Europa, coinvolge anche le nostre regioni centro-settentrionali e invece un'area di bassa pressione nel sud-est del continente. Tra queste due figure bariche ecco arrivare correnti fredde che interessano un po' tutta l'Italia, ma soprattutto le regioni meridionali. E allora entriamo più nel dettaglio. Nelle prossime ore ancora insisteranno queste correnti fredde che raggiungono, diciamo, soprattutto il sud, dove ancora avremo venti forti e anche delle precipitazioni, anche se nel corso di venerdì le precipitazioni nelle regioni meridionali tenderanno ad attenuarsi. Dicevamo anche venti forti, sì, guardiamoli questi venti che soffieranno davvero sostenuti nelle prossime ore sul medio Adriatico e al sud, in particolare sulle regioni ioniche, venti che tenderanno ad attenuarsi solo alla fine della giornata di venerdì. E come temperature, valori piuttosto bassi non solo da noi ma in gran parte dell'Europa centro-orientale. Queste sono le massime, come vedete in molti casi valori intorno allo zero o anche al di sotto. Ebbene, per quanto riguarda l'Italia, partiamo da temperature che effettivamente rispetto ai giorni scorsi sono diminuite. Abbiamo anche nelle ore pomeridiane valori di poco sopra lo zero. Poi che succede? Che nella notte e al primo mattino temperature minime basse, avremo valori sotto zero al nord e nelle zone interne del centro-sud. Per quanto riguarda le massime di questo venerdì, temperature in lieve ripresa ma sempre piuttosto contenute. Con questo è tutto, per maggiori dettagli vi aspetto su trebimeteo.com.